Ciao a tutti, volete sapere come si rigenera un filtro aria sportivo? Molto molto bene, ne parleremo in questo video. Cosa ci serve? Ci serve un kit di lavaggio come questo qui della BMC, il quale contiene due prodotti. Un detergente per pulire il filtro e un lubrificante per oliarlo. Io preferisco sempre solo quello spray perché è molto più comodo, si riesce a fare un lavoro molto migliore. Come si procede? Si smonta il filtro aria sportivo che abbiamo acquistato e lo si immerge in una bacinella di acqua tiepida nella quale si versa un po' di questo prodotto. Chiaramente con un kit possiamo fare numerosi lavaggi, non certo solo uno. Si immerge a questo punto, come dicevo, il filtro in questa bacinella di acqua tiepida e sapone, detergente, e lo si lascia per qualche minuto. Vedrete proprio che lo sporco si scioglierà. Se non è sufficiente un solo lavaggio, togliete quell'acqua, mettete dell'acqua fresca, sempre nuova, tiepida, con un altro po' di detergente e fate un secondo lavaggio. Quando vedrete che il filtro è bianco, e quindi se parliamo ad esempio di filtri in cotone, di solito il cotone è bianco, quando hanno l'olio il colore diventa rosso. Quando il filtro è pulito, chiaramente noterete di nuovo il colore bianco del cotone. Quando il filtro vi sembra sufficientemente pulito, se si tratta di un filtro in cotone, lasciatelo asciugare naturalmente, non soffiatelo con aria compressa, deve asciugare naturalmente. Se invece è un filtro in fibra sintetica, perché anche i filtri in fibra sintetica possono beneficiare sia dell'oliatura, ma chiaramente anche del lavaggio con detergente. Però, se si tratta di un filtro in cotone, come ad esempio il BMC, il KN, lasciatelo asciugare naturalmente. Quando è completamente asciutto, solo quando è completamente asciutto, gli spruzzate sulla sua superficie quest'olio senza eccedere, quindi deve coprire tutta la superficie, una sola passata, senza esagerare, quindi senza concentrarsi troppo in alcuni punti. Lo lasciate per 5-10 minuti, in pratica cosa succede? Quando il filtro, quindi il cotone, è completamente asciutto, riesce ad assorbire quest'olio, ecco perché bisogna aspettare che il filtro sia completamente asciutto, perché sennò quest'olio andrà buttato, non farà poi il suo dovere. Se il filtro è asciutto, dopo 5-10 minuti al massimo, quest'olio viene assorbito dal cotone e noi con della carta andiamo a tamponare l'olio in eccesso, quello che non ci serve, che è andato a finire sulla gomma, quindi sulla guarnizione del filtro aria e sulla maglia metallica, quella che protegge il cotone. Quindi togliamo questo olio in eccesso, il nostro filtro è pronto per essere installato. E vi ricordo i social su cui è presente Reparto Corse e il nostro sito repartocorsestore.it. Continuate a seguirci, a presto per i prossimi video. Ciao ciao!